La cosa curiosa che si nota leggendo il sesto volume della storia della Terra di Mezzo, Il ritorno dell'ombra, che è stato appena pubblicato, è che nella stesura iniziale del Signore degli Anelli, Tolkien non aveva previsto la successione dei capitoli che conosciamo tutti, cioè il primo capitolo relativo alla festa di compleanno di Bilbo, una festa a lungo attesa, e quindi l'ombra del passato è 3, è il numero giusto, ma Tolkien aveva messo come secondo capitolo il terzo, e quindi l'ombra del passato in realtà è il terzo che ha scritto, e lo ha fatto per dare una spiegazione al viaggio del protagonista Frodo, che all'epoca si chiama ancora Bingo. Spieghiamo meglio la faccenda. Nel capitolo precedente si è visto l'incontro tra Bingo e l'elfo Gildor, quello che tutti noi conosciamo, resta pressoché identico sin dalla prima redazione. Eppure, a questo stadio dell'evoluzione della narrazione, non c'è ancora una motivazione dell'incontro di Bingo con i Cavalieri Neri. Gandalf non gli ha spiegato chi sono, non gliene ha mai parlato e non gli ha neanche spiegato quali sono i poteri dell'anello. Quindi, in seguito al dattilo scritto di quel capitolo, Christopher inserisce un manoscritto che suo padre non aveva usato, nel quale emerge che è vero che Bingo non sa niente dei Cavalieri Neri, ma che in fondo qualcosa dell'anello lo sa. Per esempio, scopriamo che Bilbo aveva detto a Bingo che si poteva utilizzare l'anello per scherzo oppure per sparire, per sfuggire a fastidi o addirittura a pericoli. L'importante era non usarlo per fare cose cattive, come spiare, rubare o cose anche peggiori. Altrimenti l'anello potrebbe avere la meglio su di te. C'è poi un foglio separato che si chiama A proposito degli spettri dell'anello, in cui il narratore, o Gandalf o Gildor, spiega a Bingo cosa succede se si resta sopraffatti da uno di questi spettri dell'anello, i Cavalieri Neri. Si resta permanentemente invisibili e si viene assaliti da un senso di freddo. È bella la descrizione che ci viene fatta dell'entrata in questo mondo delle ombre. Sì, se l'anello ha la meglio su di te, a tua volta divieni perennemente invisibile ed è una sensazione di gelo orribile. Tutto diventa terribilmente sfocato, come immagini spettrali e grigie sullo sfondo nero in cui dimori. Tuttavia puoi percepire gli odori più distintamente di quanto tu riesca a udire o vedere. Non hai però il potere, come l'anello, di rendere invisibili altre cose. Sei uno spettro dell'anello, puoi indossare degli abiti. Sei solo uno spettro dell'anello, i tuoi panni restano visibili, a meno che il Signore non ti conceda un anello. Tuttavia resti soggetto al dominio del Signore degli Anelli. E la nota qui dice che questa sembra essere la prima apparizione dell'espressione Signore degli Anelli. Il narratore prosegue dicendo che il Signore degli Anelli ha fatto svariati anelli e che li ha dati alle varie popolazioni per imprigionarle. Molti sono stati dati agli elfi e ora nel mondo ci sono molti elfi spettri, ma sono sfuggiti al controllo del Signore degli Anelli. Altri anelli invece sono stati dati ai goblin, che invece sono malvagi e che quindi sono ancora sotto il controllo del Signore degli Anelli. Gli uomini invece ne hanno ricevuti pochi, ma sono stati facilmente sopraffatti e ora servono anche loro il Signore degli Anelli. Pare che invece i nani non ne avessero affatto, però si dice anche che il Signore degli Anelli ha dato questi anelli ad altre creature. E quindi ecco introdurre la questione di Gollum. Rammenti la storia di Gollum raccontata da Bilbo? Non sappiamo da dove Gollum sbuchi fuori. Di certo egli non è un elfo né un goblin, probabilmente neppure un nano. Crediamo piuttosto che appartenga a un'antica stirpe di hobbit, giacché l'anello sembra agire allo stesso modo su di lui e su di te. E questo perché altre creature hanno ricevuto questi anelli. Gli anelli potrebbero essere dunque stati indirizzati anche agli hobbit. Gollum, ricordiamolo, era un hobbit. La composizione della trama è ancora molto magmatica.
le idee cominciavano ad affastellarsi nella mente di Tolkien e cercavano di trovare una formulazione compiuta, ed è per questo che il secondo e il terzo capitolo che noi conosciamo nascono come invertiti, e poi c'è stato un lavoro da parte di Tolkien per cercare di amalgamare il tutto e spiegare le cose. Piuttosto che lasciare a Gildor il compito di spiegare a Bingo, cioè Frodo, tutta la questione, Tolkien introdusse un capitolo, L'ombra del passato, in cui era direttamente Gandalf a spiegare a Bingo come stavano le cose. E Tolkien cominciò a chiamare questo capitolo come prefazione, indicando che sarebbe potuto benissimo essere il capitolo di apertura della storia. E quindi vediamo il famoso dialogo tra Frodo e Gandalf. Qui Bingo parla effettivamente con il mago e si fa le domande che si fa anche Frodo nella versione del Signore degli Anelli che conosciamo tutti. Perché il Signore degli Anelli vorrebbe trasformare gli Hobbit in spettri? E soprattutto, cosa ha a che fare tutto questo con lui e il suo anello? Gandalf spiega a Bingo che lui ha l'ultimo anello a essere stato recuperato, ma gli dice anche che gli Hobbit sono le uniche creature che non si sono mai fatte dominare da un anello. Gandalf parla degli spettri elfi e degli spettri goblin, ma poi cambia idea a proposito dei nani, spiegando che gli anelli sono stati dati anche ai nani, ma i nani non possono essere resi invisibili e non possono essere trasformati in spettri dell'anello. Si dice che i nani ne possedessero 7, ma nulla poteva renderli invisibili. Tuttavia, in loro si accendeva solo il fuoco dell'avidità, e alla fondazione di ciascuno dei 7 tesori dei nani d'un tempo v'era un anello d'oro. In tal modo il loro padrone li controllava comunque, ma i loro tesori sono andati distrutti. I draghi li hanno divorati e gli anelli si sono fusi, o così sostengono alcuni. Qui dentro c'è già tutto, l'idea che alcuni degli anelli dei nani sono andati perduti, fusi dal fuoco dei draghi, e contemporaneamente si dice che i nani sono stati perseguitati dai draghi che hanno rubato loro i loro tesori. E poi veniamo agli uomini che possedevano 3 anelli, e altri li avevano scovati in luoghi segreti, gettati via dagli elfi spettri. Gli uomini spettri divennero servi del Signore e gli riconsegnarono tutti i loro anelli, finché infine egli raccolse di nuovo nelle sue mani quanti non erano stati distrutti dal fuoco, tutti tranne uno. Questo particolare degli uomini che ridanno i loro anelli a Sauron, al Signore degli Anelli, rimane anche in seguito. Infatti noi sappiamo che quando Frodo vede i Nazgûl così come sono, quando entra nel loro mondo, nella loro dimensione, nel reame delle ombre, non vede che portano degli anelli, cioè Sauron si è ripreso gli anelli degli uomini. E poi entra in ballo anche la storia di Isildur, che perde l'anello perché viene ucciso. Qui, curiosamente, nella prima versione di questa storia, Isildur non è un uomo, ma un elfo. Si parla dell'anello. Questo scivolò dalla mano di un elfo mentre attraversava nuoto un fiume. L'anello lo tradì, poiché egli stava fuggendo da un inseguimento nelle antiche guerre, ed egli tornò visibile ai suoi nemici e i goblin lo uccisero. Ma un pesce carpì l'anello e s'empì di follia e nuotò controcorrente, saltando sulle rocce e sulle cascate, finché non si gettò su una riva, sputò l'anello e morì. Ed è così che entra in scena Gollum, che in realtà era una creatura chiamata Deagol, che è rimasta irretita dall'anello. Lo ha preso e lo ha usato per fare il male. La vita di Gollum non è facile e questa creatura arriva a un punto in cui decide di farla finita con l'anello e di cederlo, una cosa difficile ma non impossibile, e in particolare di cederlo ai goblin. Ma proprio in questo momento ecco materializzarsi Bilbo Baggins nella sua avventura narrata nell'Hobbit. E quindi ecco la famosa gara degli indovinelli. Se Bilbo avesse vinto avrebbe ricevuto l'anello, mentre se Gollum avesse vinto Bilbo sarebbe diventato il suo pranzo. In questo modo Gollum avrebbe potuto passare l'anello e quindi porre fine al suo tormento.
Si badi bene che a questo punto della scrittura Tolkien si riferiva al testo della prima edizione dell'Hobbit, quello in cui Gollum cede volontariamente l'anello a Bilbo. È solo nel 1951 che Tolkien ha modificato il capitolo della gara di indovinelli tra Bilbo e Gollum per renderlo molto più in linea con quello che si racconta nel Signore degli Anelli, anzi cambiando drasticamente il punto di vista della vicenda. Perché infatti Tolkien rese questa prima versione in cui Gollum cede volontariamente l'anello a Bilbo come effetto del traviamento effettuato dallo stesso anello su Bilbo per cercare di ripulirsi la coscienza, mentre in realtà le cose sono andate in maniera diversa. Bilbo ha rubato l'anello. Infatti il grande problema era il seguente: se l'anello era così pericoloso e potente, come avrebbe potuto Gollum liberarsene volontariamente cedendolo e addirittura regalandolo? Inoltre è a questo punto della storia che Gandalf stabilisce un collegamento tra il famoso necromante, quello che troviamo nell'Hobbit, con il Signore degli Anelli. E infatti noi sappiamo che il necromante è Sauron, che è riapparso nella sua fortezza di Dol Guldur. E Gandalf dice anche che questo anello che è stato ritrovato è l'ultimo, il più prezioso e il più potente degli anelli del Signore degli Anelli. Gandalf inoltre spiega che Bilbo ha trattato l'anello con leggerezza perché questo era il modo migliore per evitare conseguenze drammatiche. Bingo, quello che sarebbe diventato Frodo, ci pensa su e decide che la cosa migliore da fare è lasciare la contea. E Gandalf gli dà ragione e gli dice di portarsi indietro qualche amico fidato. Ma soprattutto fare della sua partenza un grande scherzo. Una cosa un po' sulla falsariga di quello che era abituato a fare Bilbo. È addirittura Gandalf a suggerire l'escamotage della festa di compleanno col colpo a sorpresa e Bingo accetta volentieri. Ovviamente tutto questo è cambiato poi nel corso dell'elaborazione della storia, così come permangono all'interno di questo protocapitolo dell'ombra del passato alcune problematiche, come per esempio il come faceva Gandalf a conoscere la storia di Gollum. Altre idee, per esempio, non sono compiutamente elaborate, come per esempio il perché l'anello di Bingo doveva essere per forza il più potente. Ma gran parte delle fondamenta per il capitolo L'ombra del passato erano state gettate e quindi, a conti fatti, tutta l'intelaiatura per mettere in moto la narrazione.